Per vasectomia si intende la resezione e chiusura dei dotti deferenti, vale a dire quei tubicini che portano gli spermatozoi dai testicoli fino alla prostata, da cui poi tramite l'orgasmo si mischieranno con il liquido prostatico, andando a formare il liquido seminale o sperma, che verrà poi espulso durante l'eiaculazione. La vasectomia è una procedura estremamente semplice, prevede un'incisione a livello dello scroto di circa 1 cm, da cui si eseguirà questa legatura di questi due piccoli tubi e con cui poi il paziente sarà libero di eiaculare senza andare incontro al rischio di gravidanza. È una procedura sì reversibile, ma ovviamente i pazienti che vanno incontro a questo genere di trattamento devono considerare che sarà un trattamento definitivo. Quindi saranno pazienti che non vogliono andare incontro a future gravidanze. Quindi questo è l'aspetto principale. Tutti i pazienti lo possono eseguire, si esegue ambulatorialmente con un'anestesia locale e successivamente il paziente dovrà osservare un periodo di riposo dall'attività sessuale, di circa più o meno 2 settimane. È adeguato eseguire uno spermiogramma, vale a dire un'analisi dello sperma per sincerarsi che non ci siano spermatozoi, dopodiché il paziente per tutta la vita potrà godere della propria attività sessuale senza alcun tipo di rischio di gravidanza. Nel filmato adesso faccio vedere una piccola animazione in cui si va a vedere quella che è la metodologia chirurgica con cui si esegue questo tipo di intervento. Qui vediamo l'apparato urinario basso in cui ci concentreremo naturalmente sui testicoli e i suoi dotti deferenti. Come vediamo da questo zoom, i testicoli sono formati da il testicolo vero e proprio che sta ovviamente nello scroto, l'epididimo che è un intreccio di più tubi che poi va a formare il vero deferente che è il canale in cui scorrono gli spermatozoi fino alla prostata. La procedura che descriviamo è estremamente semplice e prevede due piccole incisioni a livello dello scroto dove verranno estratti i dotti deferenti, sezionati e o legati oppure coagulati come in questo caso. Il tutto per evitare che si riconnettano, che si ricanalizzano e che quindi si possa andare incontro a recidive. È una procedura ambulatoriale, estremamente semplice, una chirurgia molto superficiale. Il paziente poi può tornare a lavorare già il giorno dopo l'intervento. Come vedete, durante l'orgasmo, come nella simulazione, gli spermatozoi non saranno in grado di passare. E sottolineo che nessun danno viene apportato al testicolo e il paziente ha normali livelli di testosterone dopo questa procedura.